Weila, eccoci qua con il nostro classico Bitcoin Update Allora, eh, prima di passare a Bitcoin, guardiamo un attimo l'apertura la, di questo Wall Street soprattutto il dollaro, come ben sapete eh, non è che si guarda il dollaro a caso perché Bitcoin eh, è in dollari, quindi bisognerà capire un attimo come va questo dollaro Allora, il dollaro qui è un po' strano, nel senso che anche qui con l'euro abbiamo già fatto il classico eurino quotidiano nel nostro... Nel nostro target, anzi addirittura due ne abbiamo fatti di trade, in cui uno è andato, cioè è andato bene e anche l'altro ha preso un target e poi è crollato all'improvviso. Tutto è stop a zero, quindi beh, è un target portato a casa. Però non è tanto la questione trading che volevo mettere l'accento, è la questione è che insomma, ha fatto un bello scivolone. Che sull'euro, boh, l'euro è ancora sano e salvo, mi sembrerebbe anzi. Anzi, ho già messo su Telegram. Vi ricordo, il Telegram è un mese gratuito. Se poi non vi piace, vi fa cagare, non, non vi chiedo niente, ve ne andate. <ride> se invece vi piace, io vi do tutte queste indicazioni che do sui video, li do eh, su sul Telegram. che Adesso siamo anche pronti per un eventuale altro trade long. però se tu vai a vedere il DXY, ha fatto un diciamo pericolosamente è andato oltre che vabbè per ora sembrerebbe solo uno spike però è andato oltre questa lateralità di rimbalzo ovviamente sono speculari no e è un po' pericolosetto perché se continua allora, allora qui si poteva ipotizzare che allora questo cavolo di settimanale inverso che prima avevamo messo qui sì, effettivamente era un po' scarso. Ci sta che abbia fatto un movimento in più. Poi, guardando anche le tempistiche degli altri settimanali inversi, che per, per un euro sono ovviamente settimanali indici, come tempistiche avrebbe anche più senso. Vedete quanto sono stati anche lunghi. Cioè, Settimanali sono per modo di dire, poi, ovviamente, c'è il fine settimana, c'è la news, c'è questo. Bisogna, bisogna adattarsi alle tempistiche, no? E quindi infatti questo te teoricamente sono 16 giorni però bisogna vedere i fine settimana ci sono in mezzo eh, sono cioè settimanali diciamo sul calendario a 260 giorni eh. comunque fatto sta che quindi beh, a questo punto si poteva ancora ipotizzare che qui ci ha fatto lo scherzone no e, e qui sostanzialmente è chiuso settimana inverso però se continua ancora a andare a rialzo eh, allora la situazione qui inizia a essere pericolosetta e magari si ritorna a pensare alla situazione che veramente c'è un cambio trend è eh, no ma è inutile che mettiamo 5 minuti che veramente da qui allora c'è stato veramente un cambio trend di macro mi va tutto un po' lento perché ho troppa roba aperta probabilmente è meglio se chiudo qualcosa in giro perché se no non riesco a fare questo video mi va tutto lentissimo piatte pazienza è sempre tutto Live, anche perché appunto devo stare attento qui, eh, ho chiuso proprio quello che dovevo tenere aperto. Mannaggia, <coughs> vabbè, ecco perché ho anche più finestre di 3DV. Mi trovo il panico se faccio anche il video, ok. Ritorniamo allora a noi, vediamo se adesso va un po' più veloce, e anche qui magari ci chiudo il telegrammino. E qui vabbè ricordo il telegram vedete qui avevo messo tutti i trade su adesso ho aperto anche i trade su, sul, sul nasdaq e lo standard in pur che invece c'è l'allert rosso per il dollaro però c'è eh, un segnale verde per il nasdaq che sembra vedete che abbia proprio fatto un cambio trend lui cioè che abbia fatto questo spike sotto e adesso qui è sopra i volumi e eh, retest quello che è però sembra che abbia fatto cioè che voglia ripartire insomma senza, senza tanti problemi, stessa roba allo standard pool che ritorna vicino ai massimi qui ha rotto evidentemente anche questo swing, sta tenendo i volumi di massimo quindi a parte questo red alert possibile del dollaro che sembra per ora ancora che non è, cioè, insomma anche se ti va uno spikino sopra, non cambia niente, magari è proprio uno spike fake per per prendere un po' diciamo, di liquidità e poi ripartire dalla parte eh, inversa, <ride> fanno queste cose ovviamente. Deve prendere margine del test, eccetera, cambia proprio il trend e a parte questo. In teoria dovremmo esserci, poi ovviamente come, come al solito non è che il dollaro è correlato in maniera super mega diretta con Bitcoin o l'azionario, cioè la tendenza che il dollaro inizia a salire è un campanello d'allarme, va bene, però non è che proprio dollaro sale, indici scendono alla candela da 5 minuti, eh? però è una tendenza che dà un'idea che qualcosa potrebbe rompersi da un momento all'altro. Se andiamo sul nostro caro bitcoin, allora finalmente e vediamo che qui molto probabilmente siamo anche alla conclusione di questo ritracciamento. Adesso qui abbiamo una prima trend, quella più ripida, che vabbè è stata rotta, però quella più ripida alle volte dà anche solo un rimbalzo, non è detto, no? Comunque è stata rotta, rimbalza, adesso sta facendo in teoria il retest sui volumi, come tempistiche, qui siamo anche nella tempistica di un giornaliero classico, tra l'altro anche se ovviamente da venendo al fine settimana si sa che i giornalieri sono tutti fatti la cazzo però prendendo sempre il grafico spot praticamente abbiamo tutti i volumi sotto più o meno in quella zona sotto insomma abbiamo un volume siamo nella zona non siamo né troppo distanti siamo qui stiamo stiamo riaccumulando qui sostanzialmente se prendiamo l'ultima zona vediamo bene come hanno com lavorato e in teoria sì, sono sopra però c'è il supporto qua sotto cioè prendiamo tutta questa zona allora da via per capire siamo nella zona di volumi e poi c'è questo limite ultimo qua è chiaro che se finiamo qua sotto buonanotte però buonanotte neanche comunque perché abbiamo anche il secondo baluardo che ci salva qua sotto per carità però dopo tutto questo tempo in cui sembra che stiamo facendo il classica, appunto A, B, C, D, E, eccetera, andare a finire qua sotto inizia a essere fastidiosetto e allora la cosa non inizia a non essere molto carina. Però nei fatti qui per dire sembra che non ci sia un grande scivolone, vedete, stiamo tenendo, cioè se doveva invertire faceva come queste robe qua, cioè scivolava di brutto, scivolava di brutto, e invece qui sta diventando tutto molto più lento e macchinoso e sopra sopra questo supporto quindi molto probabilmente si riparte se uno vuole la conferma che io eh, siamo già entrati anche su sul Telegram al classico livello del, del livello chiave volumetrico diciamo quindi in by the dip con praticamente questo setup qua questo è raro perché alle volte non si riesce con questo setup qua cioè comunque eh, quando qui aveva fatto la reazione vedete no, ha fatto lo spike reazione qui in questa zona diciamo, tal break even la perdita insomma, non cambia niente e lo stop loss però andava messo bello distante qua sotto lo spike sostanzialmente questo è un trade più eh, diciamo fatto in maniera quasi swing tra virgolette no per, per vedere una ripartenza eccetera adesso qui se uno vuole fare qualcosa di breve eh, per la ripartenza di questo potenziale settimanale che però adesso la ciclica la guardiamo sul semi come al solito perché cioè, sapete che sul semi si guardano strobe che qui col fine settimana si capisce un cazzo dopo. <ride> ecco, allora bisogna tanto vale aspettare semplicemente la rottura di questa trend che insieme è la rottura di questi volumi che insieme è un cambio trend eh, praticamente santificato perché qui per ora c'è solo. Non c'è ancora in realtà un cambio trend, vedete ci sono ancora massimi decrescenti, minimi decrescenti qui. Se adesso ad esempio tiene questo livello e poi rompe rialzo, allora cambia tutto. Non abbiamo massimi, eh, massimi crescenti, minimi crescenti. Quindi sarebbe tutta. Una, uh, un insieme di boom: uh, abbiamo 10.000 uh, praticamente, conferme. Abbiamo siamo andati sopra i volumi. Abbiamo rotto una trend. Abbiamo avuto un cambio trend. Abbiamo avuto un riaccumulo. Abbiamo avuto il tempo perché prima c'è la trend un po' più ripida, poi c'è la trend meno ripida. Allora rompi anche quella meno ripida, vuol dire che il trend si è calmato e poi la rompe molto probabilmente un cambio trend. Va bene. E riparte e la ripartenza di questo settimanale. Okay? quindi andiamo sul nostro semi e vediamo meglio la ciclica che è sul semi che si fa perché praticamente, come al solito, il fine settimana non conta un cazzo <ride> sul semi, infatti, che ovviamente annullando il fine settimana vedete che qui non, ha, non aveva ancora praticamente ben finito il recumulo e anche la, la forma è un po' diversa visto che ora è ripartito qui, sembra proprio un recumulo, cioè siamo fermi qui, non ci muoviamo, vediamo i volumi del semi che tra l'altro ultimamente i volumi del semi sono anche molto più grossi di quelli del, di Binance, in più ci sono i volumi dei, degli ETF quindi fra un po' magari bisogna fare la ciclica sugli ETF, sugli IBIT, perché... comunque siamo nella zona dei volumi, non cambia niente se fanno Spacchi sopra sotto quindi qui è tutta una zona importante. In, e vorrei vedere ad esempio, questa roba qui se qui si riesce a capire. Allora, questi erano i volumi che c'erano in questo momento. Quando siamo arrivati al top, questi erano i volumi senza tutta questa situazione, e, e comunque neanche tante, questi volumi di top qua. E poi qui si sono allungati tantissimo e questi volumi qua sono insignificanti eh, quindi molto probabilmente cioè, se dovevano vendere vendevano qua, cioè non è che si sa esattamente se questi sono volumi di acquisto o di vendita ma se uno doveva vendere, no, una balena dice vendo, vendo qua, eh, quindi questi dovevano essere più forti, invece qui si stanno allungando adesso, Quella vendi qui in mezzo, può anche essere se uno fa robe di lungo, per carità un'altra redistribuzione perché qui non hanno fatto in tempo a vendere ma è un po' più difficile Invece vedevo, Visto questa storia dei volumi, vedevo che qui invece sono anche un po' diversi. Sono anche un po' diversi nel senso che qui quando eravamo arrivati qui c'erano comunque bei, bei volumozzi qua. Vabbè, qui è sempre ancora qui il livello più forte, chiaramente. Però c'erano dei bei volumozzi qua. Togliamo quello sotto così cerchiamo di, di avere una visione un po' più... Sì, erano più o meno simili erano più o meno simili dai cioè sì più o meno adesso invece con quest'ultima price Action sono cioè questi sono diventati insignificanti questi sono diventati fortissimi cioè è chiaro che adesso se perdi questo livello eccetera allora significa che boh hanno ricumulato cioè hanno ridistribuito in vendita in quella zona lì però è strano capite cioè, se questo era il top arrivavano tutti a massacrarti qua sopra vendevano i grossi vendevano qua quindi questi volumi dovrebbero essere enormi questi boh anche quando abbiamo fatto comunque questo grande scarico qui vediamo se vediamo qua la situazione quando siamo arrivati in questa mega impasse no cioè la parte dei volumi era alta era sulla parte alta qui non hanno fatto in tempo a vendere per carità però poi qui comunque non, non hai tenuto i volumi poi è ovviamente stato un tutti spike, probabilmente neanche i grossi sono riusciti a vendere, in gran parte hanno distribuito qua E poi quando ha fatto il crash, vedete, si è messo sotto i volumi importanti, ha fatto il retest del basso e giù Mentre qui, per vedere se magari se è veramente il cambio trend di macro, eh, guardiamo Però qui non sembra che abbiano fatto così, perché... Perché qui praticamente stiamo tenendo la zona dei volumi, non stiamo facendo dei retest al basso ancora secchi. Proprio, e poi il retest al basso sarebbe proprio stato qua, in questa tutta la zona. Il retest al basso da qui dovevamo crollare ancora, invece stiamo cercando piano piano di recuperare. Qui abbiamo fatto un po' di struttura e adesso se si riparte. Bene, ovviamente, vabbè, se uno vuole essere conservativo. A parte quel buy che abbiamo fatto sul su, su livello chiave. Adesso basta aspettare. La rottura della trend, la rottura dei volumi, il cambio trend. È buona. Non è che è facilissimo, questo facile. Ok, quindi aspettiamo questa storia e buon fatta. Ethereum non è messo troppo diverso. Ha perso un po' di più, ma aveva fatto di più. Perché vedete, qui era quando la zona che Bitcoin ha fatto i massimi e Tirim aveva fatto un brelli un po' più ampio. Aveva dei volumi a supporto in un, una zona più bassa. No. Vedete, qui è pieno di volumi, non si sega. Però i volumi più forti sono quali sta tenendo. E qui aveva tutti i volumi spalmati. Però questa è la base della base e sembra anche lei che stia tenendo. Quindi per ora anche lei sembra che se tiene anche qui. Stessa situazione Uop. sulla vestia, vediamo anche velocemente la Tota. Ma tanto, le alcune le abbiamo fatte ieri. Io le ho comprate tutte quelle che abbiamo fatto ieri. Quindi, eh, anche qui la situazione è molto simile. Qui sembrava già che stesse ripartendo, però vabbè. Non, qui ancora, qui vedo ancora meno potere. Vabbè che qui i volumi conteranno quello che conteranno. Eh, non si sa neanche come li hanno costruiti, però. Eh, infatti, si caricano per modo di dire. Vediamo se si caricano. Però vabbè, qui contano e non contano. Diciamo cioè qui vabbè, si vede solo la price action. Ok, vabbè, guardate qui. Tra l'altro se contano o non contano. Però guarda caso, qui stiamo facendo proprio, non siamo neanche impastati qui i volumi più forti. Stiamo facendo la rottura, il retesta dei volumi. Ci siamo fermati su questi volumi. Comunque sono più deboli di questi perché questi vedete il po' è più lungo. Adesso se c'è una continuazione di nuovo Anche qui conferma e, e tutte le altcoin riparte la giostra Va bene Per ora tutto sembra sano L'unica roba che non è sana è questo merda di Di, 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 di dollaro Che buh, non... Per ora guardate qui sta facendo questo top Però Sembra, sembra non farcela Sembra proprio l'ultimo cioè, se, se giriamo il grafico quando c'è ad esempio una, una, un bottom, vedete sembra proprio un bottom che fa vabbè la cosa di bottom, poi ti fa lo spike sotto e poi improvvisamente riprende. Chiaramente la conferma finale è qui, però c'è talmente tanto spazio che se uno vuole farsi trade su, sull'eurino-dollar, io ho già detto, la prima conferma, se uno vuole riandare long, qui è. Eh, vediamo, così me lo guardo anche per me di nuovo, c'è qualcosa che non va e non lo riconosco. Ah perché ho girato il grafico <ride> Dice, che, che, che cazzo di dollaro? è questo? <ride> non era così prima Cosa è successo? <ride> eh vabbè uno può già partire da qui eh, Perché qui comunque c'è Il suo cicletto a tre ore te... C'è il suo cicletto a tre ore Qui probabilmente Allora qui sono tutti veramente incasinati giornalieri Non si capisce un cazzo Cioè, proprio Perché hanno tutte tempistiche strane Boh però uno allora chiude ancora più a riccio, dice, vediamo almeno una conferma di un 3 ore, vedete qui c'è un ciclo di 2 ore e mezza, 2 ore e mezza durano, 3 ore durano più subito, 2 ore e mezza diciamo lo ciclo a 3 ore, quindi se mi va qua sopra mi vincola, rialzo il 3 ore, qui però c'è anche la situazione che da qui è partito un altro 3 ore che per ora è ribassista e quindi io ho messo già un un'allerta temporale qui per capire ad esempio quanto andrà giù ancora questo ciclo a 3 ore. Se mi perde questo minimo, allora iniziano a essere problemi. Allora non, non mi piace più. Perché poi, tra l'altro, l'euro, vedete, è ancora più sano: non ha perso questo livello. Il DXY, invece, l'ha rotto praticamente. Questo livello vuol dire che ci sono altre coppie che si sono messe male. Sicuramente la shitcoin delle shitcoin non è messa bene. Vediamo. Eh, shitcoin, ovviamente delle sitcoin eh, lo yen infatti sta, sta facendo un rally pro rally che sta andando a retest quindi si sì, sale però anche lui sembra che sia pronto anche a scendere anzi <ride> anzi lui è anche più carino perché praticamente se uno va a vedere cioè qui sale 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 retest test dal basso sta facendo dei, dei minimi decrescenti cioè massimi decrescenti Vediamo allora cos'è che sta andando così male. La sterlina sta andando malino, questi erano il trade della settimana scorsa. La sterlina sta andando malino, però anche lei sta facendo una sorta di retest di volumi. Cioè, solo per capire eh, com'è la situazione, anche l'Audi malino scende male, però anche lei fa un retest sui livelli tecnici. Lo, il franco svizzero è tutta una distribuzione di top non va da nessuna parte poi il franco svizzero si sa che il franco svizzero è la valuta più forte di tutte infatti guardate il, che aveva fatto praticamente un all time low eh, e il dollaro contro -time, il franco svizzero quindi che faccia un trend un attimino più marcato a rialzo può anche farlo non, non cambia il macro cioè che vabbè, il franco svizzero vince sempre questa è la stanza Vediamo il dollaro e il petrolio. Sembra anche lui che abbia voglia di ripartire. A me sembra che comunque ci sia gran voglia di ripartire. Questa è eh, adesso. Vediamo bene questa cosa del dollaro che non mi convince. Vediamo bene qui come chiude questo ciclo a tre ore e vediamo se prende troppo margine. Qua rialzo eh, non è bene. Eh, Potrebbero arrivare su postoni, però per ora, direi che per ora. Per ora eh, basterà anche solo aspettare la rottura di questa. Vedete, qui già sembra che ci siano segnali di ripartenza. Anche perché le tempistiche sono quelle, eh. qui c'è un giornaliero secco. Vedete, un giorno e 8 ore, siamo lì. Perfetto, classico. Qui c'è le tempistiche della ripartenza, anche Ethereum, ha un giornaliero, vediamo. Un giorno e sette ore, proprio al bacio, Giorn giornaliero tipico di ripartenza. Il problema è che siamo, veniamo dal fine settimana. Fine settimana fa casino, quindi bisognerebbe capire qui col semi invece come sono messi con i teorici cicli, sotto cicli giornalieri. Diciamo, vedete qui è un po' complicato e confusionario. Qui sembra allungare: 560, vediamo. Mm. Ci siamo anche qui, <coughs> ci siamo anche qui perché qui non sembra che sia. Qui non sembra che sia partito, qui potrebbe essere partito, ma eh, c'è troppa confusione. Troppa confusione, troppa confusione. Se ci possiamo fare aiutare magari dall'indicatore ciclico, ma c'è tanta di quella confusione infatti, è tutto, tutto rumoroso, non si capisce una sega. Sulla questione, però, del settimanale, possiamo farci aiutare. Sì, vedete, qui c'è l'unico punto in cui siamo andati negativi, è il punto dove c'è lo scorso settimanale. E qui vedete, qui siamo andati sotto il rosso, però sta risalendo ovviamente. Questo, come ho già detto altre volte, per chi non conosce l'indicatore, non è che se sale vuol dire che sale il prezzo, se rimane sotto lo zero è come ripetiamo l'esempio: è come l'inflazione che dicono. Oh, il dato dell'inflazione è sceso. No, è sceso l'aumento. Cioè, nel senso, l'inflazione sale e i prezzi salgono di continuo. Solo che è decelerata la forza con cui aumentano. Quindi, se il mese scorso era l'inflazione al 4% e questo mese è al 3%, oh, che bello! I prezzi diminuiscono. No, i prezzi aumentano ancora, ma un po' meno. Va bene? Aumentano sempre. quindi Finché qua sotto Vuol dire che i prezzi scendono, scendono ancora Ma scendono un po' meno Quando invece si piazza E vuol dire che siamo in deflazione Cioè dato l'inflazione è meno 2% Ok? Quando invece siamo qua sopra Allora è vero che c'è un incremento Va bene? E questa è la linea di demarcazione Quindi qui c'è una diminuzione Della forza del ribasso Qua sopra c'è una forza di rialzo pura. Va bene? E tanti indicatori funzionano così: oscillatori, indicatori, quello che è. È che li mi sredano tutti, no? Dicono, vabbè, ma qui c'è una divergenza. Bla bla, sì, però, magari anche quando sei sulle fasi di top, ripetiamo sta cosa perché tanti usano gli indicatori alla cazzo di cane, da fastidio, no? Qui, vedete, qui c'è. È stato il picco e poi andava giù, ma il prezzo saliva ancora perché c'è stato un decremento della forza rialzista. Ma non per questo è andato a zero. A zero c'è andato quando è iniziato il crollo <ride> sotto zero. E allora lì c'era veramente uno un scarico. Va bene, e a capirle, ste robe, no? Tutti li usano alla cazzo. Questa è una ciliegina sulla torta. Poi l'indicatore è una ciliegina sulla torta. No, e dice, vabbè, ho già fatto la mia analisi tecnica. Ho visto dove sono i volumi, ho visto il tempo. Guardiamo anche questo. Invece non si può fare trading direttamente su quella roba. Cioè, sono solo, son solo rumorosi spesso. Cioè, bisogna capirli. Poi, se non li capisci, è meglio che neanche li guardi. Vabbè. L'ultima polemica finale, quindi, secondo me, to the moon <ride> e basta. Adesso come abbiamo visto sul video, se volete andare a vedere il fine settimana delle onde di Elliot, eccetera. Qui sembra, comunque, se andiamo a vedere la questione delle, delle, di cosa potrebbe succedere, che sono proiezioni, mi raccomando, proiezioni. Qui sembrerebbe proprio che siamo pronti a un altro sorta, almeno di bisettimanale rialzista. Va bene? Quindi, da qui potremmo anche andare avanti. Per un altro bisettimanale, quindi una ventina di giorni, fino a metà aprile, poi si vedrà. Va bene? Questo video è tutto, e adesso andiamo a vedere il nostro Eurino, che non ci ha ancora fatto fare il nostro bel guadagnino. cioè ha, fatto, ha preso dei take profit ridicoli e poi basta. Questo video è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao vuz.